Grazie Presidente. Non ho molto da dire a parte i punti focali della delibera. Come già detto, la delibera è stata attualizzata, personalizzata per Roma Capitale, che già per la sua particolarità aveva bisogno appunto di una disciplina compiuta che fosse calata proprio su misura per essa. A parte, faccio presente che gli emendamenti, a parte le diverse pagine, ma no, non sono emendamenti che toccano la sostanza di questa delibera, ma sono emendamenti che toccano la forma. Molti articoli sono stati cassati semplicemente perché le disposizioni ivi contenute sono già previste da norme di legge, comunque superiori, quindi non c'era assolutamente bisogno di ripetersi. E delle piccole precisazioni, comunque periodi sostituiti, ma fondamentalmente per rendere più chiara e zero interpretabile la delibera stessa. Posso andare ad illustrare quali sono i punti focali della delibera, ma li conosciamo se abbiamo studiato la materia. Sono ovviamente l'ubicazione dei locali all'articolo 6. Per i quali vorrei spendere due parole, proprio due, ossia quella della enunciazione dei luoghi sensibili, 5, riprendendo quindi esattamente quello che prevede la legge regionale, quindi siamo perfettamente nei parametri di legge. Per quanto riguarda le distanze, abbiamo consentito ad una distanza di 350 metri all'interno del perimetro dell'anello ferroviario di quella zona 2 del PGTU e di almeno 500 metri al di fuori di esso. Anche in considerazione dell'incrocio dei dati tra i luoghi sensibili interni appunto all'anello ferroviario e i 350 metri che possono essere abbastanza. Faccio presente che i 1.000 metri che paventano Fratelli d'Italia, che erano anche inseriti nella delibera del consigliere Nanni con la consigliatura Marino, sono eccessivi, come sono stati eccessivi probabilmente i nostri 500, anche se era una scelta che sostenevamo molto, ma comunque poi ragionando proviamo ad inserire 350 metri, come detto, e 500 all'interno dell'anello ferroviario. Tutto questo perché ha creato delle problematiche che le ha create poi anche alle opposizioni quando hanno presentato le loro delibere, proprio perché anche sui 1.000 metri c'era parere sfavorevole. E purtroppo sappiamo che questa inerzia dell'amministrazione regionale, magari voluta, però non ci mettiamo la mano sul fuoco, ma potrebbe anche essere, ha omesso appunto di dare questa distanza. Andando avanti per i punti focali, ovviamente per gli adempimenti per l'apertura di sala pubblica da gioco, installazione di apparecchi, ci siamo attenuti alla normativa e quindi alla procedura amministrativa che è propria di Roma Capitale, uguale per lo svolgimento dell'esercizio, quindi prevedendo tutta la serie dei divieti che già sono di legge, quindi di non far giocare minori di anni 18, di controllare che tutto sia in regola, di far sì che le macchine siano conformi alla normativa vigente. Uguale per l'informazione al pubblico relativamente ai cartelli che devono essere necessariamente esposti. E faccio presente articolo 12 per gli orari, e ho visto poi dagli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia che perseveravano nella indicazione degli orari. Faccio sempre presente che questa Assemblea è solo deputata a dare l'indirizzo politico delle fasce orarie di funzionamento degli apparecchi o della disciplina degli orari di apertura delle sale. Pertanto è tutto demandato a una successiva ordinanza sindacale, ex articolo 50,7 del TUEL. Per le disposizioni finali e transitorie, infine, diciamo che il regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore per l'apertura delle nuove attività, sicuramente, quindi cominciamo a limitare il fenomeno già da questo. Per gli esercizi precedentemente autorizzati, quindi quelli già in essere, disporrà la Giunta o l'Assemblea Capitolina entro 120 giorni dall'approvazione di questo testo, proprio per andare a sensibilizzarci anche noi sugli eventuali investimenti e comunque accensione di mutui o quant'altro che le attività in essere hanno magari già posto in essere. Grazie Presidente.